Signor Sindaco, buongiorno. Siamo a Forni di Sopra. Ci descriva la situazione per l'allerta neve. Buongiorno a tutti voi. Oggi siamo il secondo giorno in cui operiamo con le squadre della Protezione Civile e col Soccorso Alpino per liberare il paese dopo la copiosa nevicata che abbiamo avuto tra sabato e domenica. E niente, meno male che sono arrivati su i rinforzi a darci una mano, perché da soli oggettivamente adesso non riuscivamo più a operare in breve tempo per riportare il paese alla normalità nella situazione attuale. Ieri il Soccorso Alpino ha operato per lo sgombero dei tetti del municipio e della scuola primaria e secondaria di Forni. Oggi sta lavorando sul tetto della piscina, palestra piscina, e invece le squadre che sono arrivate su di rinforzo dei volontari della Protezione Civile aiutano il nostro personale a sgomberare il paese per renderlo più agibile nel più breve tempo possibile. Oggi abbiamo avuto anche l'intervento dei vigili del fuoco, perché una canna fumaria ha preso fuoco, e quindi diciamo stiamo cercando di tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. Però mi diceva che sei in casa, che non è mai andata. Guarda, alla fine della... Assessore Antoniutti, ci descriva la situazione, come stanno proseguendo le pulizie delle strade. Sì, allora, al momento stiamo gestendo la situazione nel migliore dei modi. Con le squadre stiamo intervenendo sui marciapiedi e su tutta la zona centrale del paese, poi ci sposteremo sulle frazioni limitrofe e niente, con l'aiuto dei volontari stiamo facendo il meglio, diciamo, dai. Grazie assessore, buona giornata.